Ci siamo ritrovati qua nel posto delle parole alcune settimane or sono per raccontare di Bolaño, della sua scrittura, insieme con la sua traduttrice. Ci troviamo nuovamente oggi con Ilide Carmignani per raccontare questa volta di Luis Sepúlveda. Anzitutto, Ilide Carmignani, buongiorno. Buongiorno a voi. E bentornata qui nel posto delle parole per raccontare di Luis Sepúlveda, scomparso proprio questa mattina a causa del coronavirus, dopo essere stato in ospedale per diverse settimane. Le notizie che rincorrevano erano a volte positive, a volte negative, ed oggi è arrivata la notizia della sua scomparsa. Ilide Carmignani, sappiamo bene che tradurre un libro non è mai, lei ne ha tradotto per tanti anni i libri di Luis Sepúlveda, tradurre un libro non è mai semplicemente un atto di lavoro, ma è un atto anche di incontro di umanità. E l'umanità di Luis Sepúlveda si intravedeva, si sentiva anche dalle traduzioni, dalle parole, dall'originale in lingua italiana, grazie al lavoro per l'appunto di Ilide Carmignani. Lei come ha preso la notizia? E la notizia è stata, diciamo, è arrivata dopo appunto molte settimane, ero in contatto con la moglie, con la famiglia, con gli amici, e Lucio aveva tantissimi amici e quindi tutti cercavamo, così eravamo attaccati a questo filo di notizia. Abbiamo sperato a lungo perché era un uomo resistente in tutti i sensi, era un uomo forte fisicamente. E poi dopo un miglioramento che ci aveva fatto ben sperare, invece ieri sera abbiamo saputo che non stava bene e poi stamani è arrivata la notizia. E quello che lei dice è molto vero, cioè quando si traduce qualcuno si passa molto tempo in sua compagnia. Io ho tradotto 25 libri di Luis Sepúlveda, e poi sceneggiature, poesie, articoli, ma di solito è una specie di intimità di carta, di intimità a senso unico, nel senso che lo scrittore passa tantissimo tempo ad ascoltare le parole, il traduttore passa tantissimo tempo ad ascoltare le parole dello scrittore, ma lo scrittore non lo sa, lo scrittore è altrove. Invece vorrei raccontare la storia di come ho conosciuto Luis Sepúlveda, perché è indicativo di questo suo carattere particolare, di questa sua generosità enorme. Dopo che ho tradotto il suo secondo libro, quando è stato presentato in Italia, quando doveva essere presentato in Italia a Milano, mi è arrivato un invito per... scusate, qua sono 1000 telefonate. Mi è arrivato un invito a Milano, è un invito che, diciamo, lui Sepúlveda mi convocava, voleva conoscermi. Io mi sono molto spaventata perché è così raro che uno scrittore si ricordi del traduttore, che ho pensato che volesse farmi una specie di esame, no? Quindi era 26 anni fa, sono salita su, ero una giovane traduttrice allora, e quando sono arrivata a Milano ero molto nervosa, sono entrata nell'Hotel Manin, che è l'albergo dove Guanda ospitava i suoi scrittori, e non c'era nessuno che io conoscessi, non c'era nessuno della Guanda, non c'era nessuno delle facce note. Poi si è aperto l'ascensore ed è uscito un uomo che somigliava molto, con la barba e i capelli neri, che somigliava molto a una fotografia che avevo visto su Linea d'Ombra, su una rivista, con un suo racconto. Ho capito che era lui ha visto che lo fissavo e quindi è venuto, si è avvicinato, io ho dovuto presentarmi, veramente tremavo. E lui, che aveva una faccia molto seria, perché Sepúlveda insomma è stato una guardia del corpo di Allende, è passato dalle prigioni di Pinochet, ha conosciuto la tortura, ha conosciuto l'esilio, quando era serio aveva un viso veramente molto serio, molto molto serio. Ha sorriso e poi mi ha abbracciato, mi ha quasi sollevato da terra e mi ha detto che voleva conoscermi perché io gli avevo prestato le mie parole per arrivare ai lettori italiani. E quindi voleva ringraziarmi, ero la sua compagnera di cammino, si dice in spagnolo. E quindi niente, voleva che io, come dire, continuassi, dividessi questa strada con lui ancora
per tanto tempo, e così è stato per 25 anni, per 26 anni. Ci siamo visti a ottobre per il suo compleanno, compiuto 70 anni, avevamo già festeggiato insieme i 50 anni a Genova, al Teatro dell'Archivolta, avevamo ballato sul palco, e i 70 anni a Milano, e poi c'era anche Carmen, sua moglie, che è una poeta. E sono tornata a casa con un regalo. Io avevo regalato a lui una stampa con una balena che nuotava in un mare di parole, e lui, quando sono tornata, invece mi hanno regalato, hanno stato di lavoro a fare un regalo a me, un paio di orecchini. Ecco, era una persona speciale, una persona che riusciva a trasformare le relazioni, i rapporti, sempre le relazioni anche di lavoro, i rapporti personali, una persona che aveva questa capacità di raccontare magnifica, per cui si leggevano i suoi libri come se si vedesse un film, e al tempo stesso era così asciutta la sua lingua, così, così misurata, così capace di coinvolgere, ed era così bravo a dar voce a chi non ha voce, no? A suonare una letteratura, non voglio dire impegnata perché suona come una brutta parola, ma è la letteratura di chi racconta per cambiare il mondo, era un uomo resistente. Ecco, scusate se mi sono un po' commossa. Io, Ilide Carmignani, lei ha detto in questi minuti tre volte la parola resistente, e credo che sia una parola importante per Luis Sepúlveda, perché è importante parlando dell'uomo scrittore. Però vorrei fare un passo indietro, perché lui la resistenza, lei l'ha accennato poco fa, la resistenza l'ha vissuta sulla sua pelle e ha rischiato molto, ed è stato veramente un uomo di grande resistenza. Sì, lui da ragazzo era impegnato politicamente in Cile, c'è stato questo grande esperimento del governo di Allende, la campagna elettorale di Allende diceva: diamo un bicchiere di latte a ogni bambino cileno, questo per spiegare in che condizioni si viveva in quel paese, e i cileni gli hanno dato fiducia, Allende è stato eletto democraticamente, poi come sappiamo c'è stato un golpe di Pinochet sostenuto dalla CIA. Lui sapeva che questa cosa stava arrivando, faceva parte del gruppo degli amici personali di Allende, era una delle sue guardie del corpo, ma si impegnava in mille modi, e quando c'è stato il bombardamento della Moneda, il golpe, lui era a difendere un acquedotto in uno dei quartieri periferici di Santiago, e poi è stato catturato. Anche la moglie Carmen è finita a Villa Grimaldi, che era un centro di tortura. Insomma, hanno avuto una vita, hanno avuto un periodo molto molto difficile. Poi Amnesty International è riuscita a farlo liberare. Lui aveva già vinto un premio, Casa della America, Sconde i racconti, e Amnesty International ha fatto pressione e è riuscita a convincere il regime di Pinochet a tramutare quella che era una condanna, un ergastolo in sostanza, a cambiarlo nell'esilio. E quindi lui si è partito e sarebbe dovuto andare in Svezia a trovare rifugio là, che la Svezia accoglieva molti esuli politici. Invece è sceso quando c'è stato uno scalo tecnico e è andato a combattere in Nicaragua, ha fatto un lungo giro in America Latina, è stato nella selva, è stato un po' il suo modo di conoscere questo grande paese. Lui diceva sempre che i confini, cioè che il suo paese era la sua lingua, lo spagnolo, tutta l'America Latina era il suo paese. Tra l'altro, Ilide Carmignani, quello che lei mi racconta coincide, se io ricordo bene, con alcuni racconti delle rose di Atacama, perché anche lì, in quel libro, lui ha narrato semplicemente le storie di uomini che erano la periferia, gente normale, che lui nei suoi viaggi ha incontrato. Sì, lui, come dicevo, la sua poetica era dar voce a chi non ha voce, raccontare questi piccoli personaggi su cui normalmente non si posa lo sguardo, che non hanno modo di raccontare la loro storia, ma che è una storia come dire, la storia dell'umanità, la storia che costruisce un'esistenza migliore per tutti gli uomini. E quindi sì, spesso ha raccontato, ricordo che all'epigrafe, mi sembra, di quella raccolta di racconti, lui dice che va a Bergen-Belsen e vede
un'iscrizione un po' nascosta che dice: io sono stato qui e nessuno racconterà la mia storia, di un prigioniero di Bergen-Belsen. E lui raccoglie questa specie di richiesta d'aiuto e comincia a raccontare. Ha raccontato molto anche dei problemi ecologici del mondo, a già partire dal suo primo libro, la selva amazzonica, il vecchio che leggeva romanzi d'amore, quindi la vita dei coloni bianchi che non sanno vivere in armonia con la natura, che finiscono spesso anche alla deriva, e invece la vita degli Shuar, degli indigeni. E questo nasce proprio da un suo viaggio, da un viaggio che aveva fatto, un periodo in cui aveva soggiornato presso comunità indigene della selva amazzonica. E poi ha raccontato il Cile in vario modo, ha raccontato la Terra del Fuoco, la Patagonia, ha raccontato la vita in queste terre sconfinate ai confini del mondo, ha raccontato la vita delle comunità indigene del sud del Cile. Sepulveda ha un quarto di sangue mapuche, una delle etnie del sud del Cile, e l'altro quarto, la moglie del nonno mapuche, era una donna livornese, una signora livornese, una ragazzina che era immigrata in Cile, quasi bambina, laggiù si erano dedicati a fare fornai insieme ai fratelli. Questa è una cosa che mi ha raccontato l'ultima volta che l'ho visto, forse è la materia di un prossimo libro, che non so se ci sarà, se è già stato scritto, ci siamo visti a ottobre. E questi erano i nonni paterni erano lui del sud, dell'Andalusia, era un anarchico andaluso che è stato un maestro per Sepulveda in tutti i sensi, un maestro di vita, un maestro di impegno, gli ha insegnato a leggere su Don Chisciotte. E la nonna invece paterna era della Galizia, e era un uomo ricco di umanità, un uomo che ci mancherà molto, molto. Un uomo che ha scritto, è facile a dire, ma la parola può fuorviare, ha scritto tante favole, e non ci dobbiamo riferire solamente a quella straordinaria, veramente straordinaria storia di una capianella e del gatto che gli insegnò a volare. Ma lui scriveva favole nel senso che raccontava, come ha già detto poco fa lei, Iride Carmignani, quella continua lotta tra il bene e il male, che è il tema sempiterno di ogni favola. Sì, aveva questa leggerezza magnifica, mirabile nel raccontare storie ai ragazzi. Era anche tutte le sue storie, dalla gabbianella in giù, cioè ci sono questi animali, la storia della lumaca per insegnarci a tutti la lentezza in un mondo che va così veloce e schiaccia le cose più importanti. E poi la storia del gatto con il suo amico topo, che imparano che cosa vuol dire l'amicizia, che cosa vuol dire aiutarsi l'un l'altro, che cosa vuol dire vivere insieme, la solidarietà, che era una parola importante per Sepulveda, la solidarietà. Sono storie dove tutti, lui diceva, sono per ragazzi dagli 8 agli 88 anni, sono storie che così, con semplicità ma con una sensibilità, una complessità straordinaria, raccontano come orientarsi nel mondo di oggi. È per questo anche che ci mancherà, no? Perché era un maestro, era un punto di riferimento. Non possiamo non parlare, Iride Carmignani, verso la conclusione di questa conversazione, di Luis Sepúlveda. Ricordiamo che è scomparso dovuto proprio a questa, alla presenza del coronavirus ai noi. In che modo le parole di Luis Sepúlveda possono essere, per così dire, delle parole parlanti in questo tempo sospeso? Ma i suoi libri resteranno sempre. Io sono libri che sono accessibili a chiunque, prendete qualunque dei suoi libri ed è una luce, soprattutto in questi tempi bui, una luce anche per trovare tempi migliori, una luce per non cadere di nuovo in questa situazione in cui le persone scompaiono senza aiuto, in cui siamo stati guidati solo dal profitto. Ecco, la solidarietà, il rispetto della natura sono state le linee guida
della sua letteratura. Io invito tutti a leggerlo, perché lì è importante, è prezioso, non solo bello, ma è prezioso per noi, per costruire un futuro migliore per i nostri figli. Non solo bello ma prezioso. Oggi, mai come oggi, abbiamo bisogno di cose che siano preziose in un modo diverso da come era prezioso fino a poche settimane fa. Io desidero ringraziarla, Edith Carmignani, per averci raccontato la figura di Luis Sepúlveda, ma soprattutto aver condiviso insieme con lei l'emozione e anche la commozione nel raccontare di quest'uomo. Grazie davvero. Grazie a voi.